Cioè, quando è stato vuoto, abbiamo giocato al Cagliari che non era vuoto ma era deprimente, quindi con ancora meno gente non è bello, però credo che insomma, bisogna insomma, dare dei segnali forti e credo che sia è la prima volta che anche per me, non aver mai giocato in uno stadio vuoto, quindi non so, devo ricordarmi bene, però non credo mai di avere, quindi sa, insomma. Ma c'è una lunga Sì, esperienza di campo. però non so, ma io personalmente non credo mai di aver avuto no, di giocare in uno stadio vuoto, quindi era perché per me è la prima volta, però anche credo che ne facevo volentieri a meno, perché credo che sia veramente avvilente giocare in uno Di sicuro non stadio sarà vuoto domani 20 gol, visto che vuoto. Sì, se non c'è Riccardo, ha io chiesto uno stadio sì, pieno. infatti mi associo un po' a quello che è stata l'iniziativa della società, del Presidente, perché credo che abbiamo bisogno veramente di tutti, perché quello che ci hanno tolto è stato grande, grosso, difficile da digerire. Forse tutti insieme, spingendo veramente attraverso la gente, forse riusciamo a vincere questa partita e a stare in ballo fino alla fine. Sarebbe, quindi veramente abbiamo bisogno proprio di tutti, perché credo che, l'ho già detto, magari ultimamente uno dice, ma dici sempre così, che domani è veramente una partita molto difficile dal punto di vista proprio nervoso, perché il torto è stato grosso, appunto. Lasciato il maggior rammarico. Ma emozioni tantissime, però credo che il pareggio con la Juventus sia stata la partita quella che ci ha regalato le maggiori emozioni, proprio in tutti i sensi. Quella che ce ne ha tolte così, credo che non ce n'ho una, anche due o tre, sconfitte, quelli li metti insieme. Con la Roma, l'Inter e il Napoli credo che potevano fare meglio. E i rammarichi sono quelli, non aver fatto punti con queste squadre in casa, perché credo che potevano farcela e basta. Il futuro di Guidolin era un po' in dubbio. Lei, detto che è un suo amico, le consiglierebbe di continuare ad allenare o magari provare una nuova esperienza come dirigente, visto che ci sono delle voci in tal senso? Non lo so, Francesco ormai è uno dei più vecchi, insomma, quelli che sa benissimo cosa fare, non lo so, una nuova esperienza, quella di capo allenatore, quindi non lo so. So sicuramente che l'allenatore ha fatto cose importanti, per me è sempre stato un riferimento, un punto di arrivo, e già incontrarlo domani e le altre volte per me è motivo di grandissima soddisfazione. Le fa un effetto strano, dopo anni, non vedere di Natale lassù in cima alla classifica marcatore? Credo che faccia più effetto al Udinese, perché credo che abbia sentito molto questo effetto di Natale, però è sempre lì, è un giocatore veramente molto pericoloso, mi auguro che domani insomma, non continui, insomma domenica ha fatto non so, uno o due gol domenica, uno, due gol, mi auguro che domani insomma, abbia una giornata non una delle migliori. E quest'anno abbiamo parlato tantissimo di Tony Turbe. Oggi Sky parlava di Rafael come uno dei grandi esclusi dal Brasile. Ti fa un po' impressione pensando che sei arrivato ed era quasi criticato in prima divisione? Ma io non mi ricordo, era criticato Cioè sulle uscite, soprattutto. io ricordo che l'ho portato addirittura a Cusi, quindi Ecco. no, sì, era criticato. Ha fatto una crescita importante, credo che molto si è ripreso da lui, ma tanto anche da Hermes, che viene di tutti i colori, tutti i giorni, Morini che è il preparatore, però credo che Rafa veramente abbia fatto una crescita incredibile. Sono molto contenti, perché al di là delle qualità è un ragazzo fantastico, un pilastro di questa squadra, insomma, che è partito da molto molto lontano, credo che sia proprio uno di quelli che più si merita gli elogi di quant'altro. Poi è andata anche ai mondiali, sarebbe stato veramente un qualcosa di. Però noi siamo contenti insomma, che abbia fatto questo, che ha fatto il campionato che ha fatto con noi. Tutto quello che ha fatto, perché sono arrivato prima che arrivassi io, ancora 2 o 3 anni, 7 anni. 2-7. Ecco, 7 anni penso che lui veramente la strada è partito da molto lontano, quindi più di tutti forse si merita questo. L'importante è viaggiare, non farsi accostare. Ma il calcio fa parte, insomma, se non parli fa fatica. Non lo so, io sono dette tante cose, io quello che ho detto prima. Firmeremo, credo che firmeremo, non lo so quando, ma dopo Luca Toni sempre. Io voglio
vuoi una cosa, accetta altrettanto, quindi non ci saranno problemi, non ce ne sono stati.